hanno manifestato per ricordare le tre vittime del crollo all'interno della Villa Celeste di Scampia, invocando anche sistemazioni dignitose per gli sfollati che la notte di lunedì scorso sono stati costretti a sgomberare le proprie case. È sceso in piazza il popolo delle vele, lo ha fatto con un corteo di circa 300 persone che ha sfilato lungo le vie del centro di Napoli per raggiungere Palazzo San Giacomo. A distanza di 7 giorni dalla tragedia in cui hanno perso la vita 3 persone e sono rimaste feriti 6 adulti e 7 bambine, di cui 2 lottano ancora tra la vita e la morte in un letto di ospedale, l'obiettivo era pressare l'amministrazione comunale per una soluzione immediata e che servisse a far lasciare la sede della facoltà di medicina agli 800 sfollati che la stanno occupando dal giorno del crollo, con i manifestanti anche il presidente dell'ottava municipalità, Nicola Nardella. Però tema su cui dobbiamo, con cui dobbiamo misurarci è che queste persone sì, ora potranno andare a avere un contributo al fitto, potranno andare in strutture alberghiere, ma hanno diritto ad una casa. Questo diritto è rivendicato dalle cicatrici morali che hanno sui loro corpi, perché hanno vissuto per anni mostri di cemento. In questo momento ci sono delle vittime, quindi per quello che mi riguarda ritengo che l'obiettivo principale sia far andare avanti Restart con tempi supersonici, perché queste persone devono avere una casa. Al termine della manifestazione da San Giacomo è stata ribadita dal sindaco la misura del sussidio economico alle famiglie e l'impegno a trovare una sistemazione in 50 camere di alberghi che hanno già dato la loro disponibilità. Omero Bentenati, portavoce del Comitato Vele. Siamo da 8 giorni diciamo, nell'università, siamo esausti, le famiglie oramai stanno esasperati. Attendiamo questa giornata per capire se veramente diciamo, c'è una risposta che possa essere, che deve essere dignitosa rispetto diciamo, a chi attende diciamo, dell'impegno che il piano di Restart Scampia deve andare avanti assolutamente, perché il punto cruciale è mettere mano assolutamente sugli alloggi nuovi, dei 469 nuovi alloggi da costruire a chi aspetta da 20 anni, abbattere i mostri di cemento e nel frattempo diciamo, combattere l'emergenza.